Le segnalazioni di alcuni nostri telespettatori ci hanno portato questa mattina qui, in quella che una volta era conosciuta come la spiaggia dei cani. Lo è tuttora, nel senso che comunque c'è un cartello che dice che questa è una spiaggia libera ed è consentito l'accesso agli animali a quattro zampe, ai cani con i loro padroni, però i cani vanno tenuti al guinzaglio. Alcune segnalazioni ci sono giunte per qualche episodio sgradevole, spiacevole, dovuto alla presenza dei cani e al passaggio delle persone che chiaramente attraversano l'arenile. Oggi è una giornata particolare, non è molto affollata e quindi sicuramente magari la presenza dei bagnanti è più scarsa che in altri giorni, ma vediamo e sentiamo un po' anche il parere di chi viene qui in questa spiaggia con il proprio amico a quattro zampe. Da dove venite? Biella. Vedo che lei diligentemente tiene il cane al guinzaglio, insomma. Sì, guinzaglio, anche perché sennò corre dietro agli altri cani. Da dove venite? Da Cremona. Siete qui per vacanze? Ma... vacanze, sì, sono quattro stagioni che veniamo qua. Vedo che però diligentemente lo tieni al guinzaglio. Sì, da quest'anno c'è l'obbligo del guinzaglio e sì, è un pochino più scomodo forse per loro, però è più sicuro per tutti. Poi se la spiaggia adesso è libera, non è più segnata come era prima, riservata ai cani, anche giusto, anche. Sì, se tutti fanno la loro parte. Con gli altri avventori della spiaggia non c'è stato mai... No, ma lei... è tranquilla. È tranquilla. Sì, è tranquilla. Tutto sommato non è non è difficoltoso per lei stare al guinzaglio, ma vedo che anche gli altri cani si adattano. Sì, certo, sarebbe bello vederli correre sempre, però beh, va bene. Il fatto che ci sia una spiaggia così dove loro possono venire vi ha comunque fatto piacere. Lei ha 9 anni e è il primo anno che viene al mare. È un incentivo sicuramente, perché sennò è difficoltoso poi da gestire, anche perché vabbè, i costi nelle spiagge sono diverse e poi appunto mancano gli spazi, invece qua c'è spazio. L'unica cosa che noto è che qui manca una doccetta per il cane, ecco. Quello manca. C'è l'acqua salata, poi ci andrebbe anche una gomma, diciamo. Noi abitiamo a Fano. A Fano? Sì. E insomma, venite qui per, per stare con il cane in spiaggia. Teoricamente c'è il cartello che dice cane al guinzaglio, però... Diciamo che se c'è troppa gente lo teniamo al guinzaglio. Ok, quindi stiamo attenti. State attenti in condizioni di flusso di persone. Esatto. Oggi è una giornata un po' scarica. Sì, non c'è nessuno. E quindi era un peccato. È chiaro che oggi, essendo una giornata in cui il mare è un po' in burrasca, è poco frequentata questa spiaggia, però va da sé che in questi casi, come avete anche sentito dai frequentatori, il buonsenso e l'educazione di tutti fanno sì che si creino i presupposti per una civile convivenza da entrambi le parti, amici a quattro zampe, conduttori e liberi bagnanti su questa spiaggia.